Non ci credo, non ci credo, con la prima in classifica, incredibile, ve l'avevo detto che Catanzaro ce l'aveva le possibilità per vincere, l'ha fatto, 3 punti, prima sconfitta stagionale per la Ternana, ad opera del Catanzaro, solo questo va bene, ecco, possiamo chiudere la stagione, abbiamo vinto con quella che non aveva mai perso, possiamo finire qua, tanto non ci serve più giocare le partite, basta, chiudiamo la stagione, basta, chiudiamo tutto, 3 punti d'oro, ragazzi, 3 punti d'oro veramente fondamentali, con la prima in classifica. E Catanzaro che quindi dimostra di comunque poter essere, poter giocare per i primi posti della classifica. Ripeto, l'obiettivo rimane sempre quello. Adesso non possiamo arrivare primi perché abbiamo 25 punti di distacco. Ma a parte quello, secondo me Catanzaro, come vi disse anche nelle prepartite, è una partita importante questa per vedere se il Catanzaro potesse giocarsela con squadre. Che congiuntivo usato? Vabbè, se Catanzaro poteva giocarsela con squadre comunque di alto livello in vista dei playoff. Cioè, questa è una partita paradossalmente che mi interessava per quello, cioè per i playoff. E sono contento perché comunque Catanzaro ha dato risposte importanti sul campo facendo una vittoria fondamentale, passando in vantaggio con Curiale nel primo tempo, comunque prendo un gol dopo 1 minuto del secondo tempo con Boben e poi riuscendo comunque a ribaltarla con Carlini, sempre fondamentale. E ripeto, 3 punti veramente, veramente d'oro, veramente d'oro. Non tanto per la classifica, perché comunque alla fine è quella, ci giochiamo questo nostro quarto posto e fino alla fine sarà così. Però più che altro, ragazzi, è fondamentale, questi punti erano fondamentali per vedere se il Catanzaro potesse giocarsela con squadre di caratura veramente importante come lo è la Ternana. E l'ha fatto, l'ha dimostrato. E comunque era un test importante, ripeto, paradossalmente più per i playoff che per il campionato, dal mio punto di vista. E quindi devo dire che sono contento veramente. Catanzaro che quindi va a 44 punti, se è sempre lì comunque con i suoi 5-6 punti dal secondo e terzo posto. E la cosa più importante è sicuramente è il distacco che ha dalle squadre sotto, perché a parte il Catania che domani giocherà con la Vibonese, comunque il distacco per esempio dal Foggia è già di 8 punti. Questo è molto importante perché in vista dell'obiettivo, che ripeto, quello di arrivare tra le prime 4, allontanare comunque le squadre sotto era fondamentale. Quindi 3 punti veramente, veramente d'oro. Ottimo, ottimo Catanzaro, veramente vittoria fondamentale. Tra l'altro, ragazzi, oggi hanno vinto tutte le calabresi, mai successo. Poi incredibile, mai successo tra i calabresi che hanno vinto in una giornata, ve lo giuro, mai successo in 25 giornate. A parte questo, che adesso il Catanzaro deve proiettarsi alla prossima giornata che sarà altrettanto difficile, altrettanto difficile. Tra l'altro, bello che comunque, a parte che il mio primo video, il secondo video che ho fatto, a parte la presentazione del canale, è stato proprio Ternana Catanzaro l'andata. E ci troviamo ancora qui dopo comunque un girone completo con 200 iscritti. Su questo sono molto contento, ma a parte questo comunque la prossima sarà con l'Avellino, che è stata comunque la partita che poi ha fatto iniziare questo cammino tutti via Calabro, Calabro Out, io stesso lo dicevo, e poi adesso arriva l'Avellino, ripeto, partita difficilissima perché affrontiamo la seconda in classifica, nata da un certo Braglia che conosciamo tutti, io in primis. E sarà veramente complicato, ma il Catanzaro deve continuare a fare i 3 punti, anche perché se non mi sbaglio manca ancora la terza vittoria consecutiva da sempre, e speriamo, ragazzi, speriamo che possa arrivare in casa con l'Avellino, perché sarebbero anche 3 punti fondamentali, perché accorceremmo sull'Avellino stesso. Quindi vittoria di oggi veramente, veramente fondamentale, mamma mia, ragazzi, mamma mia, con la Ternana, grande Catanzaro, grande, grande, grande. E adesso bisogna solamente continuare così. A questo punto io mi fermo, ci vediamo quindi con un prossimo video. Ciao, ragazzi.